Web spettatori, buongiorno. Il documento di valutazione dei rischi è uno strumento per la sicurezza e la tutela psicofisica dei lavoratori della scuola e i dirigenti scolastici hanno l'obbligo di compilarlo secondo il decreto legislativo 81 del 2008. La Gilda Ribari ha richiesto alle scuole della provincia la copia di questo documento. Sentiamo la coordinatrice provinciale della Gilda, professoressa Lale Elefante. Lo scorso mese di aprile la Gilda degli insegnanti di Bari ha proposto un convegno sul tema Insegnare stanca, dal disagio allo stress fino al burnout. Nel corso di quel convegno c'è stato l'intervento del nostro avvocato Raffaella Romano che ha sottolineato l'importanza del documento di valutazione dei rischi per quanto riguarda la tutela della salute psicofisica del personale docente. A seguito di questo convegno, la Gilda degli insegnanti di Bari ha ricevuto diverse sollecitazioni a perseguire nella ricerca su questa tematica. Per questo abbiamo deciso di effettuare un'azione di monitoraggio su alcune scuole della provincia di Bari, a Campione, in maniera tale da richiedere loro il documento di valutazione dei rischi per poterlo esaminare e poter quindi vedere quali sono le azioni che le singole scuole stanno mettendo in essere per prevenire questo fenomeno. Durante questo monitoraggio, il dirigente scolastico di un istituto superiore di Barletta si è rifiutato di consegnare questo documento di valutazione dei rischi. Da Bari l'avvocato Raffaella Romano, che ha seguito questa azione legale per la Gilda. Il dirigente aveva risposto inizialmente che il sindacato non era titolato a ricevere questo documento perché poteva essere consultato tranquillamente sul posto di lavoro, quindi a scuola, da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A seguito di un reclamo per iscritto da parte del sindacato, il dirigente risponde con un secondo provvedimento, leggermente diverso ma pur sempre illegittimo, e infatti illegittimo è stato dichiarato dal TAR di Bari. Illegittimo perché il dirigente riteneva che il documento poteva sì essere consultato dal sindacato, però soltanto a scuola e quindi negli orari di apertura della segreteria. Questa risposta è stata dichiarata illegittima dal TAR di Bari perché la legge sul procedimento amministrativo, in questo caso in particolare con riferimento alle norme che disciplinano l'accesso agli atti, in questo caso i documenti amministrativi, in particolare al documento di valutazione dei rischi, prevedono che se un soggetto è titolare del diritto di accesso, e il sindacato certamente lo è questo soggetto che deve essere libero di scegliere se visionare il documento, in questo caso a scuola, o invece riceverlo in formato cartaceo oppure, come nel nostro caso, in formato digitale. Per cui, dal momento che il sindacato è certamente portatore di interessi collettivi, in quanto in questo caso è il soggetto deputato anche a verificare che sul posto di lavoro vengano rispettate le normative sulla sicurezza, il sindacato deve essere appunto libero di chiedere anche di visionare il documento con le modalità ritenute congrue. In questo caso era stato richiesto l'invio in formato digitale che tra l'altro non avrebbe comportato alcun onere aggiuntivo per l'amministrazione. Il TAR di Bari ha quindi condannato il dirigente scolastico di questo istituto superiore di Barletta a consegnare entro 30 giorni alla Gilda degli insegnanti di Bari a mezzo PEC, quindi in formato digitale, il documento di valutazione dei rischi e l'ha condannato altresì a rifondere il contributo unificato che era stato anticipato dal sindacato per poter iscrivere la causa a ruolo. Professoressa, in questo caso la Gilda è intervenuta dall'esterno, ma nelle scuole ci sono le RSU. In effetti la RSU non si deve occupare soltanto della distribuzione del FIS, ma una di esse, in particolare il rappresentante dei lavoratori della sicurezza, deve essere a conoscenza del DVR proprio per poter individuare eventuali fattori di rischio. Questo è il motivo per cui è importante che una organizzazione sindacale come la nostra, che è particolarmente attenta a questa tematica, sia presente come componente nella RSU di ogni istituto. Ringraziamo la professoressa Lale Elefante e l'avvocato Raffaella Romano per essere intervenute e il GTV vi aspetta per i prossimi aggiornamenti. Arrivederci.